Grazie mille per avermi invitato a questa conferenza. Io sono del progetto Creative Museum e ovviamente siamo collegati direttamente a questo progetto e non è una sorpresa. E sono qui oggi perché stiamo coordinando un gruppo di lavoro chiamato NEMO, Network of European Museums Associations and Organizations, quindi il Network NEMO. Un paio di parole sulla creatività e su Creative Museum. Creative Museum è una think tank sperimentale che si concentra sul settore della creatività e abbiamo una piattaforma per condividere esperienze, know-how, innovazione e creatività. Abbiamo creato nel 2012 questa rete, la nostra base proprio è in Lettonia e la nostra missione è quella di invitare i giovani a pensare in maniera creativa e lavorare non solo all'interno dei musei, ma nell'intero settore, parlare soprattutto a nome di collaborazioni trasversali. Per quanto riguarda il motivo per cui io sono qui, come ho già detto prima, io sono qui perché coordino questo gruppo di lavoro NEMO. Al momento abbiamo 4 partner, dalla Romania, Polonia, Austria e Lettonia, e stiamo cercando 2-3 nuovi partner dal contesto europeo. E in questa presentazione, se siete interessati, ovviamente potete interrompermi con domande. Quindi, perché abbiamo iniziato a pensare a livello nazionale, ma anche internazionale? Dal 2014 coordiniamo questo gruppo di lavoro NEMO, ma da circa 2-3 anni abbiamo una cooperazione sulle buone pratiche in Lettonia e stiamo cercando nuove sinergie tra queste pratiche, tra vari musei e tra il settore della creatività. E discutendo proprio questo abbiamo capito che non è sufficiente raccogliere tutte queste pratiche e informare di queste pratiche, dobbiamo avere qualcosa di più, abbiamo bisogno di andare oltre. Abbiamo bisogno di qualcosa che riesca a creare una lobby, fare pressione non solo a livello museale, non solo a livello nazionale, ma dobbiamo essere in grado di fare pressione come organizzazioni museali in tutta Europa e dare consulenza su come sostenere questo settore e avviare nuove collaborazioni tra i musei e l'industria della creatività. Le sfide o anche diciamo così gli obiettivi del progetto, quindi aumentare e migliorare il profilo dei musei, apprendere molto, molto di più sulla cooperazione tra musei e l'industria della creatività, non solo a livello nazionale, ma a livello europeo. E una delle prossime sfide è provare i benefici della cooperazione tra l'industria creativa e culturale e i maker. E di nuovo si tratta di fare pressione e mostrare come le nostre buone pratiche possono essere messe in atto e quindi dare esempi, dati per supportare, per sostenere questo punto. Perché dobbiamo essere più informativi? Perché abbiamo bisogno di incoraggiare queste cooperazioni? E il prossimo obiettivo, stimolare ulteriori cooperazioni tra i musei e il settore della creatività e sostenere gli obiettivi proprio del Creative Europe. C'è anche un valore aggiunto in tutto ciò. In questo framework abbiamo un'opportunità unica di sottolineare i potenziali dei musei nello stimolare un business della creatività e quindi contribuire alla crescita e alla crescita dei posti di lavoro, uno degli obiettivi strategici di Europa 2020. Come ho detto all'inizio, abbiamo avuto delle buone pratiche, le abbiamo raccolte, abbiamo fatto delle interviste all'interno di questo settore della creatività, ma anche persone, operatori museali. E abbiamo chiesto
perché la cooperazione con i musei oppure con il settore della creatività? Quali sono le sfide? Quali sono gli obiettivi? E questi sono alcuni degli esempi. Uno di questi esempi è quello che vedete. Abbiamo proprio creato una app, come potete vedere, una app per smartphone. Quindi perché un museo? Un museo è un manifesto contro il pensare a breve termine, la perdita di prospettiva. In un mondo dominato dai capricci del momento, il compito del museo è proprio quello di andare oltre le nostre dimenticanze e raccontare storie importanti del passato. E quali sono le sfide? I musei sono stati creati contro proprio il passare del tempo, per questo spesso hanno delle difficoltà nel mantenersi al passo coi tempi, e questa è un'altra sfida: essere sempre più popolari e non essere travolti da questa popolarità. Un altro valore aggiunto è essere in grado di creare l'esperienza migliore a livello museale, e gli operatori, i designer, i tecnici, i traduttori possono lavorare insieme per creare questa esperienza per i visitatori. Il prossimo esempio proviene dalla moda. Si tratta di un'azienda chiamata Kokoschka, che proprio crea delle collezioni moda ispirate al Museo del Design lettone. Quindi perché un museo? E loro hanno risposto: creare una collezione all'interno di questa cornice è stata una sorpresa per noi, è stata un'idea fantastica per combinare l'arte del passato con un approccio contemporaneo. E devo dire che questo fashion designer ha avuto una collezione che è andata ben oltre la Lettonia. Quindi a volte dobbiamo iniziare a pensare cosa è vicino a noi, cosa possiamo fare. Ecco perché dobbiamo iniziare a studiare questi elementi. Per quanto riguarda invece il valore aggiunto, è moderno, è cool per un museo cooperare con dei designer contemporanei e creare dei prodotti accessibili. Quali sono le sfide? La sfida è quella di dare alla collezione una seconda vita e promuovere i valori del museo. Sappiamo che ci è stato chiesto, ad esempio, da diversi musei di comprare questa collezione proprio per il museo. Quindi le collezioni che sono state ispirate dalle collezioni dell'inizio del XX secolo, sono state portate all'interno del museo, quindi un altro interessante esempio. Questo è una serie di piatti ispirati di nuovo dal Museo delle Arti Decorative. Quindi perché un museo? Il designer ha detto: il brand Miesai mi ha invitato a creare una grafica proprio sul lavoro creativo di Ancis Sirulis utilizzando il font creato dallo studio Design Aesthetic. Quindi si tratta di un design del XX secolo, quindi c'è stata una reinterpretazione di questo design per produrre un nuovo prodotto, appunto, che ha un grande valore aggiunto. Quindi, tornando a parlare del valore aggiunto, appunto, è stata creata proprio una collezione che potrebbe essere utilizzata in qualsiasi tavola. E quali sono le sfide? Dice che i musei sono come gli album fotografici di un intero paese, che possono essere aperti, analizzati e a cui possono essere apportate delle aggiunte ogni tanto. Quindi si tratta di un prodotto nuovo che ha un nuovo valore aggiunto, creato e ispirato da una collezione museale. L'ultimo, un'azienda di design. Questa azienda ha lavorato col museo per creare una mostra
e una serie di servizi. Quindi un museo è una storia a tre dimensioni, è l'analisi che richiede una massima partecipazione da parte del visitatore. Il nostro compito è quello di creare spazio per raccontare questa storia. Qual è il valore aggiunto? Una serie di team interdisciplinari che consistono e che sono composte da vari professionisti di varie aree che creano una mostra. Quali sono le sfide? Beh, una serie di stereotipi. Non solo creare un qualcosa di eccellente, ma cercare di andare oltre gli stereotipi che ci sono all'interno del museo stesso. Quindi dobbiamo lavorare in gruppo, lavorare in team. E molto spesso il design oggi presenta queste sfide simili, quindi non abbiamo raccolto solo questo, ma anche tantissimi altri esempi. Abbiamo iniziato a pensare di sviluppare la metodologia, come poter fare e costruire queste sinergie, come possiamo fornire ai musei questa metodologia che può essere utilizzata dai manager. Ad esempio, Nemo ha iniziato a fare pressione proprio perché i musei hanno bisogno di più sostegno, più finanziamenti per questo punto. Quindi abbiamo iniziato un esame pilota e un test sulla metodologia e abbiamo chiesto ai ricercatori di lavorare su questa metodologia e la fase dei test è stata condotta in Lettonia e ora abbiamo finito questa fase e siamo pronti in Lettonia a iniziare a testare un'ulteriore metodologia anche in Polonia, in Islanda o in altri paesi. Quindi abbiamo invitato i ricercatori e i musei hanno detto e i ricercatori hanno detto che i musei sono un contesto per la ricerca creativa e questo si può spiegare dal fatto può essere spiegato dal fatto che non tutti i paesi considerano i musei parte del settore della creatività. Quindi non tutti voi magari saranno d'accordo sul fatto che i musei fanno parte dell'industria della creatività, magari qualcuno di voi potrà dire che sosteniamo questo settore. Ma quello che diciamo è che è importante capire che i musei danno un importante contributo allo sviluppo economico dell'industria della creatività e tutti possiamo trarre beneficio da questo. Ad esempio, per me, lavorare insieme all'industria della creatività e parlare un linguaggio comune è stato cruciale. E questo è un buon modo di dimostrare come possiamo passare a parlare al nostro pubblico. Quindi i ricercatori ci dicono che la sinergia è la chiave per lavorare su questa metodologia. E abbiamo cercato di analizzare nel profondo i meccanismi di cooperazione e di sinergia per identificare input a livello micro e macro. Quindi i musei possono essere considerati come network di oggetti inclusi nelle collezioni. Quindi network di persone coinvolte nella creazione e nella operatività quotidiana dei musei, ma anche la possibilità di sottolineare idee e ideologie che vengono motivate dalla formazione, dalla governance. Erano in particolare interessati proprio a questo network di oggetti, persone e idee. E la metodologia era basata su questo network. Quindi cercare di trovare delle connessioni all'interno di questo network e mostrare come possono influenzare e sostenere a livello economico. All'inizio abbiamo lavorato quindi su un questionario che iniziava con un paio di semplici domande
sulla mission del museo, i valori. E c'erano delle domande sul pubblico, su cosa il loro pubblico vorrebbe. E poi c'era una domanda fondamentale: cosa pensate del museo e dell'industria della creatività? Potete fare il nome di alcuni di questi di questi elementi che lavorano all'interno di questo settore? E con chi vorreste lavorare nel futuro? Quindi questo questionario è stato mandato a 47 musei lettoni, abbiamo ricevuto 24 risposte. Beh, direi che è un buon numero se consideriamo che non tutti i musei sostengono l'industria della creatività in Lettonia o vorrebbero lavorare con questo settore in Lettonia. Quindi siamo andati oltre e abbiamo scelto due musei nazionali e abbiamo lavorato con questi musei più nel dettaglio. Le ricerche sono state rese disponibili pubblicamente, soprattutto per quanto riguarda le strategie, le mission, le politiche. E abbiamo fatto delle interviste ai manager museali e alle loro amministrazioni, ad esempio i dirigenti del Dipartimento di Comunicazione, e abbiamo guardato alle differenze, cioè ciò che i musei dicono su ciò che è stato reso pubblico, quali sono i documenti, quali sono le interviste proprio che possono aiutarci a capire qual è il materiale disponibile. E abbiamo richiesto di nuovo rifatto queste domande agli operatori. E abbiamo chiesto ai musei di mandare tutti i loro contatti tra il museo stesso e l'industria della creatività, ad esempio i designer e tutti coloro che sono coinvolti nelle mostre, per poter focalizzarci sulle sinergie già costruite. Dopo questa fase di test, i ricercatori hanno concluso che possiamo lavorare con questa metodologia, ma abbiamo bisogno del sostegno dei musei. Abbiamo bisogno dei musei come partner di questo progetto. È molto importante testare questa metodologia e migliorarla. E abbiamo bisogno che i musei siano partner di tutto ciò. Per concludere, abbiamo estratto 4 raccomandazioni dopo la fase dei test in Lettonia. È importante che i musei abbiano le informazioni, cioè che siano informati sulle possibilità, informati sul settore della creatività e che siano informati sui loro diritti e sui benefici e le sfide legate a questo settore. Poi l'apertura, i musei devono essere aperti se vogliamo aumentare questa cooperazione, questi network. Quando abbiamo iniziato in Lettonia, all'inizio abbiamo trovato solo alcuni buoni esempi di cooperazione tra musei e settore della creatività, ma poi nei 2 anni successivi abbiamo visto che questa cooperazione era in aumento, quindi dobbiamo essere aperti. Poi i ricercatori ci hanno anche confermato che abbiamo bisogno di fare pressione sulle istituzioni, perché anche ad esempio ciò che viene detto a livello del Ministero della Cultura è importante. Beh, dobbiamo cercare di inserire queste sinergie nell'ordine del giorno, nelle agende politiche, e quindi fare pressione sul governo e sulle istituzioni. Il successivo punto, il networking, cioè cercare di creare nuovi gruppi di lavoro per creare consapevolezza su questo settore e far sì che le persone vengano coinvolte in sinergia lavorando su questo punto. Ultimo punto, la digitalizzazione. Una delle raccomandazioni principali è che i musei debbano proprio aprire le loro collezioni e dare risorse al settore della creatività per
poter far sì che queste collezioni siano disponibili, siano aperti alla creazione di nuovi prodotti, nuovi progetti, che abbiano un alto valore aggiunto, come ho già detto prima. Quindi, per concludere, cosa faremo ora, nel futuro? Quindi, avviare... Scusate, quando ho iniziato la presentazione abbiamo parlato della situazione in Lettonia, dei test, e so che ci sono altri test che verranno avviati. E entro questo mese pubblicheremo questa ricerca, questo studio pilota e il nostro toolkit. Quindi vi invito ad unirvi a noi alla nostra conferenza NEMO di novembre per sostenerci. E se non avete ancora avuto la copia, questa sarà resa disponibile in PDF, quindi avrete la possibilità di scaricarla dal nostro sito internet. Grazie mille.